Ma un grazie anche al mio direttore, al direttore del dipartimento, che è sempre molto accogliente con le mie proposte e che mi appoggia sempre nelle attività che facciamo. Naturalmente un grazie sincero anche ai colleghi, ai dottorandi e agli studenti che sono presenti, come a coloro che non sono riusciti ad essere in questo momento presenti, ma che ci ascolteranno appena verrà pubblicata la conferenza di oggi. Il titolo della conferenza, voi sapete, è Agorà e società educante. Perché? Perché il filo conduttore del nostro corso è lo scenario sociale dell'educazione. Come dicevamo prima, è molto importante questo aspetto perché qualsiasi problema educativo, qualsiasi emergenza educativa va collocata in una visione sistemica e quindi è molto importante rintracciare gli aspetti sociali e sociopolitici dell'educazione. Io non starò qui a fare un'introduzione perché preferisco lasciare spazio al nostro ospite e poi eventualmente al dibattito che ci sarà, spero, o comunque ai commenti successivi a questa che è una conferenza magistrale. Ci saranno altre conferenze, ci saranno altre tre conferenze da qui a maggio, ma questa è la conferenza di apertura. Due parole per presentare il nostro ospite, che è stato un protagonista anche nella nostra città, della politica nella nostra città, ma anche a livello nazionale, parlamentare del Partito Socialista, sottosegretario alla pubblica istruzione e anche ai beni culturali nel governo Andreotti, vicepresidente della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e dal 1993 al 94 presidente della Commissione del Lavoro del Senato. È direttore del mensile Mondo Operaio, una rivista molto importante fondata da Pietro Nenni, di cui nel testo troverete nella parte antologica alcuni documenti di grandissimo interesse. E ha svolto un'intensissima attività giornalistica collaborando con La Repubblica, Il Mattino, l'Italia, l'Avanti, il Corriere della Sera, insomma un'attività di intellettuale fecondissima. E ha scritto numerosi, naturalmente le pubblicazioni sono moltissime, io ricordo solamente in questo momento tre libri: Menzievichi, I riformisti nella storia dell'Italia repubblicana, pubblicato con Marsilio nel 2005, Diario della Repubblica con Diabasis nel 2006 e La legge di Tocqueville, come nacque e morì la riforma della prima Repubblica italiana, ancora con Diabasis. Non voglio dilungarmi molto, se non sottolineando l'importanza di questo momento e ringraziando ancora una volta Luigi Covatta per essere qui con noi oggi. Luigi, a te la parola. Grazie, grazie dell'invito innanzitutto. Io avrei dovuto essere a Ferrara esattamente un anno fa per fare la lezione che poi è stata pubblicata, come sapete. Un anno fa eravamo esattamente nella stessa situazione in cui siamo oggi. Speravo di venire a Ferrara oggi, ma anche questo non è possibile. E quindi ci parleremo attraverso questa schermata di figurine che ho davanti. Un anno fa io volevo dedicare questa lezione alla memoria di un nostro amico, che era scomparso da pochi mesi, Davide Mantovani, che è stato vice sindaco di Ferrara, fra le altre cose, e questo non per
motivo così di cortesia, ma scusa Matteo, ma perché nella sua vicenda e più in generale nella vicenda ferrarese degli anni 80 e 90, l'intreccio fra cultura e politica non è rimasto senza conseguenze. La classe dirigente ferrarese ha avuto la buona idea di chiedere dei fondi non per fare le piste ciclabili, che pure a Ferrara hanno un suo perché, ma per restaurare le mura di Ferrara. E questo già è un buon segno, perché significa che c'è una classe dirigente sensibile ai valori della cultura, del passato. Poi capitò che Davide Mantovani, insieme col sindaco Soffritti, ebbero una richiesta per ospitare a Ferrara l'orchestra giovanile europea diretta da Abbado, che cominciava allora la sua vicenda. E questo sindaco e questo vice sindaco ebbero l'ottima idea di ospitarli in uno degli edifici che nel progetto di restauro delle mura era stato dedicato a studentati. E fu così che Ferrara diventò un punto di riferimento importante fra le città d'arte, così come quando anni prima una persona che non era un accademico, ma era un dirigente politico messo lì, come spesso accade nelle amministrazioni comunali, in questo caso messo lì a fare il direttore del Palazzo dei Diamanti, e anche lui ebbe una buona idea, fece una grande mossa su Salvador Dalì, che ebbe rilievo internazionale, e attraverso queste vicende Ferrara diventò città d'arte. Non si era mai sognata prima di essere città d'arte. Quindi voglio dire che quando il circuito politica-cultura funziona senza reciproche strumentalizzazioni o senza atteggiamenti narcisistici da una parte e dall'altra, i risultati poi ricadono positivamente su tutta la popolazione. Tant'è vero che poi proprio a Ferrara istituimmo una facoltà di architettura che a Bologna non c'era, e con questa decisione, per esempio, demmo un contributo ulteriore allo sviluppo della vostra università. Vengo al merito di questa conferenza con una premessa. Questa conferenza non ha l'ambizione di spiegare alcunché, o meglio, di dimostrare una tesi. È una cavalcata attraverso 70 anni di vita italiana per vedere come di volta in volta
le riviste di cultura politica e più in generale i cenacoli, quelli che adesso si chiamano think tank, i cenacoli culturali e le attività politiche si sono intrecciate. Tralascio quello che era successo prima, e cioè con la formazione dei partiti di massa a cavallo fra 800 e 900, anche se non posso non ricordare che in Italia il Partito Socialista, che viene fondato nel 1892, nasce da una rivista che era La Critica Sociale, fondata da Filippo Turati e Claudio Treves nel 1891, e non posso fare a meno di ricordare il ruolo che non solo in Italia ebbero i quotidiani di partito, che erano, come ovvio, il principale strumento di comunicazione all'epoca, nella formazione di questi partiti. Mi limiterò a ricordare che nel 1926, quando poi le pubblicazioni cessarono per le violenze del regime fascista, l'Avanti vendeva 250.000 copie, il che, tra l'altro, in un contesto segnato dall'analfabetismo e dal semianalfabetismo, era una cosa piuttosto imponente. Ma veniamo al secondo dopoguerra e a una curiosità di cui nessuno ha parlato nello scorso mese di gennaio, in cui per il centenario della scissione di Livorno i lettori italiani sono stati inondati da una marea di pubblicazioni sul Partito Comunista e sulla sua storia. Però nessuno ha notato che la prima rivista di cultura politica nata in Italia dopo la caduta del fascismo, prima ancora del referendum del 46 da cui nacque la Repubblica, è stata Rinascita, che venne fondata da Palmiro Togliatti quando era ancora in corso al nord la guerra di liberazione. È una curiosità che non si può spiegare soltanto principalmente perché Togliatti era uomo di buone letture e uomo di cultura. Il fatto è che gli serviva una cosa di questo genere per tenere insieme quella singolare creatura che aveva creato quando tornò in Italia nel 1944, e cioè il Partito Comunista Italiano, che cambiava appunto anche nome, diventava Italiano invece di essere Partito Comunista d'Italia, sezione dell'Internazionale Comunista. Togliatti aveva tre problemi e tre opportunità davanti nel 1944. Il primo: mantenere un legame con l'Unione Sovietica, che era una delle potenze vincitrici, quindi
non era una realtà di secondo piano, e al tempo stesso mantenere una certa autonomia nei confronti dell'Unione Sovietica. Secondo, approfittare della debolezza del governo Badoglio, che era il governo in carica nominato dal re prima della fuga in Sud Italia, a Brindisi e poi a Salerno, per fare un patto di reciproco riconoscimento. Io riconosco il governo Badoglio e accetto di far parte di un governo di unità nazionale, e il governo Badoglio oggi e domani non mi metterà ai margini della legalità. In più, questo entrare nella struttura dello Stato italiano mi metterà al riparo anche rispetto a eventuali tentazioni di parte sovietica che ledessero la mia autonomia. Terzo, l'Italia usciva da un regime che era stato un regime totalitario, ma non era stato un regime fondato su un partito come fu il partito leninista. Il partito fascista non era un partito di quadri, era, riveduto e corretto, uno di quei partiti di integrazione sociale che erano stati i partiti di massa, innanzitutto i partiti socialisti, prima della prima guerra mondiale. E quindi la rete di istituzioni sociali che il Partito Nazionale Fascista aveva lasciato nella società italiana era una rete significativa che poteva rappresentare un altro atù nell'insediamento del Partito Comunista nella società italiana. Come vedete, si tratta di una costruzione molto complessa e molto sofisticata, per tenere insieme la quale era necessaria una narrazione diversa da quella che era d'uso quando si parlava dei comunisti, e cioè che i comunisti dipendevano da Mosca e dall'Unione Sovietica. E quindi Togliatti fonda Rinascita e comincia a pubblicare su Rinascita i quaderni del carcere di Gramsci per costruire questa narrazione, collocandola in una catena di cui effettivamente Gramsci aveva parlato, e che vedeva una continuità nel pensiero politico italiano, partire da Spaventa e poi la Briola, Benedetto Croce e anche Giovanni Gentile, che come sappiamo era stato il teorico, l'ideologo del fascismo. D'altronde, se non si costruivano dei partiti del genere
in una situazione in cui dopo l'8 settembre del 43 lo Stato era evaporato, si sarebbe lasciata allo sbando tutta la società italiana. Gaetano Quagliariello, che non è sospettabile di simpatie comuniste, neanche di sinistra, ha parlato di una partitocrazia necessaria, perché furono effettivamente i partiti, prima coi comitati di liberazione nazionale al nord e poi con il loro insediamento anche al centro-sud, a sostituire lo Stato nella fase di transizione. E questo è il primo esempio dell'uso che in questo caso il partito fece della cultura politica, un uso strumentale ovviamente, per definire se stesso e poter andare avanti lungo la sua strada. Secondo episodio, il 1956, e qui restiamo ancora per un attimo nell'area del Partito Comunista. 1956, che alcuni definiscono indimenticabile, ci furono due episodi traumatici che turbarono l'opinione pubblica e in particolare quella orientata a sinistra. Il primo fu il rapporto di Khrushchev al congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, in cui Khrushchev denunciò i crimini di Stalin e poi diventò segretario del partito. E secondo fu la repressione della rivolta ungherese alla fine dell'anno da parte dell'Unione Sovietica. Beh, in quella circostanza 101 intellettuali comunisti, fra i quali c'erano Carlo Muscetta, Luciano Cafagna, Antonio Maccani, i più significativi, che erano guidati da Antonio Giolitti, che era un parlamentare invece, lasciarono il PC, pensando di creare così un trauma che avrebbe avuto delle conseguenze. Così non fu. Togliatti rimediò chiamando al vertice del partito la generazione dei trentenni, che poi erano Napolitano, Macaluso, Chiaromonte, così via, e dimostrando una cosa, che lui era riuscito a utilizzare talmente bene la narrazione gramsciana da aver costruito nel giro di 30 anni un partito che aveva in sé le risorse per andare avanti anche senza il consenso dei 101 intellettuali, i quali peraltro, altro paradosso, poi entrarono nel Partito Socialista Italiano dotando finalmente questo partito di quella cultura di governo di cui non disponeva e che invece sarebbe stata essenziale
nella prospettiva dei governi di centro-sinistra che quel partito auspicava. E qui c'è la terza svolta, la terza questione che si pone nel rapporto fra cultura e politica in Italia. La questione della cosiddetta apertura a sinistra, cioè della formazione di un governo tra democristiani e socialisti che riuscisse da un lato a contenere il Partito Comunista e dall'altro a fare delle riforme di cui il paese aveva bisogno. È una questione che durò a lungo, anche perché in questione non c'era questa volta un vertice di partito, ma c'era niente di meno che la gerarchia ecclesiastica, perché alla fine, dentro il mondo cattolico e la Democrazia Cristiana, il problema era stabilire chi doveva decidere, chi aveva la facoltà di indirizzare da una parte piuttosto che da un'altra il partito unico dei cattolici. Non tutti sanno, per esempio, che fra il 1900, la questione si cominciò a porre nel 1953, quando alle elezioni non scattò il premio di maggioranza previsto dalla cosiddetta legge truffa, se fosse scattato il quale la Democrazia Cristiana non avrebbe avuto difficoltà a governare da sola. Ebbene, dal 1953 al 1955, quando poi Morandi, Rodolfo Morandi, che era il vice segretario del Partito Socialista, morì, ci furono molti incontri segreti tra padre Messineo, che era il direttore della Civiltà Cattolica, e lo stesso Morandi, perché l'autorità ecclesiastica voleva verificare direttamente l'affidabilità di questo nuovo eventuale partner, nei confronti del quale non solo c'era profonda diffidenza date le sue tradizioni anticlericali, non dimentichiamo che il Partito Socialista aveva votato contro l'articolo 7 della Costituzione, tra le altre cose. Ma c'era anche un'altra preoccupazione, che siccome diciamo la cultura della programmazione, che poi era la base politico-culturale dell'eventuale alleanza di centro-sinistra, era condivisa sia dai giolittiani entrati nel Partito Socialista, sia da molti economisti cattolici, questa convergenza tra democristiani e socialisti finisse per minare l'unità politica dei cattolici e portare un po'. E questo è il periodo in cui nel mondo cattolico italiano cominciano a uscire diverse riviste. A Firenze Nicola Pistelli pubblica Politica e padre Balducci pubblica Testimonianze, a Venezia Vladimiro Dorigo pubblica Quest'Italia e a Milano, come chi ha letto la lezione dell'anno scorso sa, succede una cosa ancora più curiosa, nel senso che
il cardinal Montini, non ancora papa, che si preoccupa di preparare i cattolici al centro-sinistra e quindi incarica un gruppo di giovani della FUCI fondamentalmente o comunque appena laureati, tra i quali Valerio Nida, Franco Bassanini, Pippo Ranci e tanti altri, di fare una pubblicazione che all'inizio è un bollettino ciclostilato da mandare a tutte le testate diocesane e parrocchiali con degli editoriali che loro possono pubblicare senza citare la fonte, una specie di social fai da te del XX secolo. Ovviamente non sono queste riviste a guidare la DC a fare poi l'alleanza coi socialisti che si verificherà nei primi anni 60. Però segnalarono un clima e un significato, anche se la Democrazia Cristiana allora riteneva di non avere lo stesso problema che aveva avuto Togliatti negli anni 40, perché tutto sommato riteneva di avere alle spalle una struttura di organizzazione del consenso molto articolata, come era quella della Chiesa Cattolica, dell'associazionismo cattolico, senza considerare che nel frattempo, siccome ringraziando Dio non tutto ruota attorno alla politica italiana, c'era un signore che veniva dalla Bergamasca, il quale aveva convocato un concilio e aveva anche fatto un'enciclica, La Pacem in Terris, in cui, secondo Valerio Nida, costituzionalista allora giovane, per la prima volta la dottrina sociale della Chiesa riconosceva la validità della democrazia, perché fino ad allora sulla democrazia c'erano stati dei dubbi. Poi la cosa andò avanti e finì come finì. Quarta occasione, il 68. Il 68 non se l'aspettava nessuno, a testimonianza del fatto che la cultura politica italiana, una volta raggiunto l'obiettivo del centro-sinistra, che erano voluti 10 anni per arrivarci, quindi si era rilassata, diciamo così, e alla vigilia del 68 uscì addirittura una ricerca di due affermati sociologi, tra l'altro uno democristiano e uno socialista, che si intitolava I giovani degli anni 60, e che diceva che i giovani degli anni 60 erano la generazione delle tre M, mamma, macchina e mestiere. 6 mesi dopo venne occupato Palazzo Campana a Torino e l'Università Cattolica a Milano. Ciò non toglie che il 68 non produsse cultura politica, andò in cerca in alcune frange di quello che era il negozio di rigattiere del movimento operaio. Le teorie più strampalate venivano riportate alla luce.
E però anche qui c'è un paradosso, perché mentre la cultura politica italiana non interpretò correttamente quello che stava succedendo in una generazione, e paradossalmente gli effetti di quello che stava succedendo influenzarono positivamente il sistema politico. Cioè, gli anni 70 sono stati un vero e tragico paradosso, che mentre per strada si ammazzava la gente in nome della rivoluzione, in Parlamento si facevano riforme importantissime. Divorzio, aborto, stato di famiglia, l'ordinamento penitenziario, il servizio sanitario nazionale. E questo era un risultato della battaglia anti-autoritaria e antitradizionalista che i giovani del 68 hanno sviluppato, il che non toglie che questa generazione rimase senza interlocuzione con la classe politica. L'unico che ebbe qualche curiosità fu Aldo Moro, che allora nel 68 era presidente del Consiglio, il quale non essendosi dimenticato di essersi formato nella FUCI, nella Federazione degli Universitari Cattolici, si domandava come mai alla guida del movimento ci fossero molti giovani cattolici che avevano letto gli stessi libri che aveva letto lui. Per cui chiese di fare degli incontri riservati con alcuni di questi, che si fecero. Questi giovanotti andarono pensando di trattare chissà quali destini, e invece lui ascoltava per capire se c'era ancora una radice comune in una sequenza generazionale oppure se non c'era più. Dopodiché questa generazione del 68 non trovò ospitalità neanche sul manifesto, il mensile che alcuni dirigenti comunisti alla fine del 69 avevano tentato di pubblicare, venendo poi espulsi dal partito, e che adesso è un quotidiano, perché c'era troppa ortodossia, e finirono sulle colonne di Mondo Operaio in gran parte per fare un reimpasto chimico di tutte le esperienze nuove, come scrisse Gian Piero Mughini inaugurando la sua collaborazione al Mondo Operaio, e diedero il loro contributo. Se uno pensa al convegno che organizzò Paolo Flores d'Arcais all'inizio degli anni Ottanta con i dissidenti dell'Est e dirigenti della sinistra italiana, diedero un significativo contributo. Veniamo più vicini a noi, veniamo al ruolo che negli anni 70 svolse Mondo Operaio
per tentare di svecchiare la cultura politica italiana e anche per demistificare alcuni elementi della narrazione che Togliatti aveva inventato per il Partito Nuovo che aveva fondato negli anni 40. Sono gli anni in cui Bobbio fa a pezzi la dottrina marxista dello Stato, in cui Massimo Salvadori demolisce la versione togliattiana del concetto di egemonia in Gramsci, e così via, l'attenzione ai dissidenti dell'Est e via dicendo. Anche lì sicuramente non ci fu un impatto immediato tra questa innovazione nella cultura politica italiana e l'opinione pubblica. Un mese dopo gli articoli di Bobbio sulla dottrina marxista dello Stato si andò a votare nel 1976 e il Partito Socialista raggiunse il minimo storico, tanto per capire. E però la cosa importante di quella stagione e l'obiettivo che Craxi, che nel frattempo era diventato segretario del partito, perseguiva, non era tanto quello di conquistare il consenso degli elettori, ma, diciamo così, quello di conquistare il consenso dei socialisti, cioè di dare un'identità a un partito che era rimasto sfibrato dalla esperienza governativa. E quindi quella avrebbe potuto essere un'occasione in cui la cultura comunista apriva all'innovazione. Invece si arroccò in una posizione che era addirittura pre-togliattiana, quando Berlinguer sostenne la perenne validità della lezione leninista. Se Craxi avesse avuto i capelli, sarebbe stato preso per i capelli per replicargli con il cosiddetto saggio su Proudhon. E poi non era un saggio su Proudhon, ma era un saggio sul socialismo non marxista, in cui c'era anche Proudhon, c'era anche, che ne so, la Luxemburg e così via. E poi a un certo punto si arriva tutta la vicenda degli anni di piombo, non perché non sia importante, ma perché evidentemente l'establishment italiano neanche in quell'occasione trovò il modo di misurarsi con questi ragazzi che improvvisamente scoprirono che si poteva mettere una bomba alla Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana a Milano e farla anche franca. Non è un'esperienza gradevolissima, oppure che dai balconi della Questura di Milano si poteva precipitare per strada a seguito di un non meglio definito malore attivo. Quando mi spiegheranno cos'è il malore passivo, allora poi possiamo ragionare.
E questo teniamo, credo di sto parlando da un'infinità di tempo, teniamo la crisi di questo sistema politico in cui la cultura politica serviva fondamentalmente a marcare l'identità dei partiti e non a guidare l'azione di governo o di opposizione, secondo me. Ed è il periodo in cui si manifesta quello che poi verrà definito il circo mediatico giudiziario. Vorrei fare una premessa, no? Che la Prima Repubblica fosse arrivata a capolinea, lo si capisce leggendo il messaggio di Cossiga alle Camere, Cossiga Presidente della Repubblica, alle Camere del 1991, che io vi invito a leggere, che c'è tutto. E c'è anche un aspetto che Andreotti si rifiutò di controfirmare quel messaggio. Voi sapete che i messaggi tutti gli atti del Presidente della Repubblica debbono essere controfirmati da un membro del governo perché per Costituzione il Presidente della Repubblica non è politicamente responsabile. E Andreotti addirittura si rifiutò di firmarlo, lo dovette firmare Martelli, che era il ministro della giustizia. Non solo, il capogruppo del Partito Comunista, sì, si chiamava ancora Partito Comunista, alla Camera, addirittura non voleva che si discutesse. E impiantò una querela con Nilde Iotti, per giunta, che era presidente della Camera, per impedire la discussione. E forse, dato il livello della discussione, c'era ragione lui, perché se uno si va poi a leggere gli interventi di De Mita, di Occhetto e di Craxi, beh, gli cascano le braccia, perché di fronte a una denuncia così alta e significativa della crisi della Repubblica, questi si mettono a discutere di leggi elettorali, dei buchi, di cose. E dopodiché si va alle elezioni del 94, dove si verifica una divina sorpresa, la vittoria di Berlusconi. Che molti ancora adesso attribuiscono al fatto che lui era padrone delle televisioni, ma quando mai? Chi ha dato l'interpretazione più lucida di quella vittoria è stato Alberto Abruzzese. Subito, nel 94, quando ha detto, quando anche in questo caso ha interpretato la cosa come un cambio di modelli comunicativi, ha detto che quello era il successo della Neo TV. E cos'è la Neo TV? Non è la TV di Berlusconi, la Neo TV è quella, pubblica o privata che sia, in cui il tradizionale linguaggio televisivo, che era stato definito a suo tempo da Bernabei, cambia e abbiamo ibridazioni fra spettacolo e dibattito politico e così via. E fu così che noi entrammo
in una lunga fase, se ci pensiamo bene, più di un ventennio, secondo il fascismo 20 anni è durato, in cui abbiamo vissuto in una partitocrazia senza partiti. In una partitocrazia, perché il modello istituzionale scelto nel 48 era inevitabilmente un modello partitocratico, perché era in continuità e anche perché non c'era niente di meglio. Però c'erano i partiti. Con lo scioglimento del PC, che effettivamente è stato il partito più partito di tutti tra i partiti italiani, e poi degli altri, non ci sono stati più i partiti. Vi invito a leggere un saggio uscito 20 anni fa, di uno che non si occupa di solito di queste cose, perché è un grande giurista e grande economista, che si chiama Natalino Irti, e si intitola La tenaglia, in cui Irti contesta il fatto che la fine di una ideologia, quella marxista, equivalga alla fine di tutte le ideologie, e quindi contesta anche la tesi di Fukuyama sulla fine della storia, e dice: badate bene che se qui andiamo avanti così ci troviamo in una situazione di estrema confusione. E mi pare che avesse visto giusto. Nel corso di questa legislatura noi abbiamo avuto addirittura l'apice di una degenerazione del sistema politico. Se pensiamo che in 2 anni si sono avvicendate due maggioranze di segno opposto con lo stesso Presidente del Consiglio. Concludo. Insisto nel dire che sbaglierebbe chi andasse a cercare, a misurare l'influenza non solo delle riviste di cultura politica, ma anche dei mass media, uti singoli, col consenso elettorale, farebbe un buco nell'acqua. La Repubblica, intesa come quotidiano, non come istituzione, che sicuramente fin dalla fondazione è stato il quotidiano più moderno e più aggressivo d'Italia, nel 1976 sostenne il Partito Socialista di De Martino, il quale arrivò al suo minimo storico. Nel 1979 sostenne il Partito Comunista di Enrico Berlinguer, il quale arrivò al suo minimo storico. E nel 1983 sostenne la Democrazia Cristiana di Cirio Demita, la quale arrivò al suo minimo storico. Allora, volendosi escludere che Scalfari porta sfiga, si deve concludere che non è quello che determina automaticamente e meccanicamente il consenso elettorale, ma è tutto un ambiente
che giorno dopo giorno si viene a costruire e che spesso altera anche i dati di realtà. Non ci fosse stata la pandemia a costringerci a occuparci di cose serie, noi saremmo ancora qui a discutere di cosa fare di 50 disgraziati che stanno su un barcone di fronte a Lampedusa, come se questo fosse il massimo della vita sociale italiana. Avevo detto all'inizio che non volevo sostenere nessuna tesi e quindi tento di fare delle conclusioni neutre. Subito dopo la guerra, in Francia, Emmanuel Mounier, che era un filosofo cattolico di grande prestigio, tentò di usare la sua rivista Esprit per farne la piattaforma di una terza forza di cui si avvertiva anche un gran bisogno nella la confusione della Quarta Repubblica in Francia. Fallì e disse che una rivista è una rivista e non è un partito. Il che non significa che io, per esempio, sto facendo un lavoro inutile. Una rivista non è un partito, però è un luogo di formazione di identità politica e di classe dirigente consapevole. Che è esattamente quello che manca in questo momento in Italia. E noi vediamo che per riaccorpare un po' di classe dirigente bisogna scomodare un banchiere in pensione come Mario Draghi e alcuni suoi pari, e speriamo ce la faccia. Il che non toglie, e ho concluso, che la terza forza in Francia non si è fatta. Però Esprit c'è ancora. E per giunta uno dei suoi principali collaboratori, che si chiama Emmanuel Macron, è stato eletto presidente su posizioni di terza forza. Nel tempo lungo, contrariamente a quello che diceva Keynes, non necessariamente siamo tutti morti. Grazie. 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 Grazie Luigi, è stato molto denso. Ti chiedo di spegnere il microfono perché mi ritorna la voce. Devo chiudere qui. Solo il microfono, poi dopo dovrai parlare ancora, temo, perché mi ritorna la voce. Grazie. Sì, un incontro molto denso. Pieno di cose, io avrei un sacco di cose da discutere, da chiederti. Certamente questo scenario storico, sociale della vicenda politica italiana, sulla quale si muovono eventi così importanti che hanno una risonanza educativa. E solamente un brevissimo riferimento, ce ne sarebbero mille, ma dicevi come si è pensato che il linguaggio televisivo potesse influenzare il consenso elettorale, e su questo c'è un dibattito evidentemente, e come giustamente tu sottolinei, il linguaggio televisivo però incide su di una mentalità, in qualche misura contribuisce a
formare una mentalità e neanche a suo modo formato, diciamo che è lo spiraglio di un cambiamento di antropologia, cioè di una nuova idea di uomo, di donna, di società e anche di cultura. Oggi ci troviamo, credo, di fronte a una enorme, grandissima e inquietante rivoluzione antropologica che è quella informatica. E allora, tutto questo ha una rilevanza formativa enorme, perché nel condizionare i linguaggi condiziona gli stili di pensiero, condiziona i modelli sociali, condiziona i valori che cambiano. E quindi è in atto una formazione che io credo le riviste, compresa quella che tu autorevolmente dirigi, possono aiutarci ad interpretare, perché è questo il nostro ruolo, cercare di capire le direttrici del presente, interpretarle per sfumare questo disorientamento che in fondo è inutile negarlo, ci colpisce tutti. Però non voglio prendere troppo spazio alle eventuali domande, alle eventuali riflessioni, e quindi lascio la parola al pubblico. E Giada ha alzato la mano, grazie Giada. Bene Giada. Buongiorno, buonasera. Intanto la voglio ringraziare per la sua conferenza. E ecco, io volevo fare una piccola riflessione riguardo al suo saggio, che ho letto cercando di utilizzare una chiave pedagogica il più possibile e meglio, e porle anche qualche domanda. Allora, innanzitutto ho cercato di capire l'orientamento che ha dato la stampa, soprattutto durante la Prima Repubblica, che appunto può essere definita l'agorà dell'epoca, no? Quindi quel luogo dove si dibatteva della cosa pubblica, uno spazio educativo dal quale partivano significazione, diciamo, partivano campi itinerari di significazione del mondo, e dove di certo si esercitava e si sperimentava. Ecco, voglio chiedere, oggi l'agorà ovviamente vive in questa nuova mitologia postmoderna che è la tecnocrazia diffusa, e quanto questa influenza ancora le decisioni, il dibattito politico, poiché appunto assume come la tecnologia come principale fonte di benessere, cultura e anche di democrazia. Infatti volevo chiederle anche quanto questa nuova mitologia può avere cambiato o indebolito anche il concetto di democrazia. Io credo che oggi più che mai ci sia un necessario bisogno di coltivare un cittadino democratico, quindi di svolgere soprattutto a livello pedagogico un processo di democratizzazione, costruire assieme un sapere, no? Che insieme ci trasformi all'avventura della conoscenza, e soprattutto credo che sia necessario riprendere la mediazione, il dialogo e il valorizzare le differenze, perché credo che solamente aprendoci alle differenze noi possiamo trasformarci. Ecco, le volevo chiedere, secondo lei, appunto, quale impatto ha avuto questa nuova mitologia della tecnocrazia diffusa sulla democrazia e sulle decisioni politiche. La ringrazio. È una domanda da un milione di dollari, Giada, bravissima però. Grazie. Bene, Luigi, se vuoi rispondere. Però devi aprire il microfono, naturalmente. Va bene. Beh, cominciamo da quest'ultima. Basta rileggersi l'ultima mesata di giornali quotidiani per capire dove siamo finiti. Allora, un mese fa, tutti i giornali, tutte le televisioni, tutti i cosiddetti leader politici andavano dicendo che o
si confermava Conte, anche andandogli a cercare una maggioranza raccogliticcia, oppure si andava a votare. Beh, all'inizio di febbraio il Presidente della Repubblica, in 5 minuti, ha smontato questo teorema, non con complicate considerazioni, ma dicendo quello che sapevano tutti, e cioè che in questo momento non si poteva andare a votare, perché avrebbe significato, tra l'altro, rinunciare ai 200 e rotti miliardi del recovery, non so cosa, per motivi pratici, di tempi, no? Roba che evidentemente, auspicabilmente, anzi, dovevano sapere anche i giornalisti, i leader politici, quelli che andavano in cerca di parlamentari da reclutare e così via. Cioè c'è uno scollamento, c'è stato da molto tempo, uno scollamento fra realtà e sua rappresentazione attraverso gli organi di stampa soprattutto, che fa paura. Poi non so cos'altro dovrei dire, nel senso che questa è una delle infinite prove provate di come la stampa oggi non svolge un ruolo di formazione sociale, è un pezzo di agorà che si è messo in sciopero, diciamo così. Per quanto al linguaggio televisivo, Anita, sì. Anche qui facciamo una prova a breve. Non so, io non guardo i talk show per principio, perché ho una certa età e quindi non posso subire shock. Però ogni tanto mi capita, facendo zapping, e ho notato che da quando, grazie alla pandemia, in studio non c'è più il pubblico, sono diventati un'altra cosa. Cioè quella roba per cui con Santoro, con chi, fino a 2 o 3 anni fa, Giletti, si sparavano le cose più grosse e scattava l'applauso del pubblico, e quindi quelle cose che con una certa onestà intellettuale Giletti ha definito l'arena, ecco, non ci sono più. Però il ruolo che questo tipo di televisione ha avuto nel passaggio dalla prima alla seconda Repubblica è indubitabile, perché ha spezzato tutti i legami logici che c'erano, bene o male, seri e meno seri, tra la politica e la realtà. E ha offerto un'immagine distorta, scusa, fino a descrivere la situazione italiana molto peggio di quello che non fosse. Se poi andiamo a confrontare le condizioni economico-sociali del paese all'inizio degli anni 90
che quelle che c'erano all'epoca prima della pandemia, ci rendiamo conto che anche in questo caso il linguaggio televisivo non ha aiutato. A capire la realtà, è tosse da fumo e non da coronavirus. Sì, Luigi, io sono assolutamente d'accordo. Io dico che invece è ruolo della formazione, di chi si occupa di formazione, cercare di costruire gli strumenti di orientamento e di interpretazione della realtà. E credo che in questo campo le riviste come quella che tu dirigi possano svolgere una funzione formativa importante. Sì, non c'è dubbio, però è come svuotare il mare con un cucchiaio, nel senso che ormai di riviste di cultura politica ne sono rimaste due o tre, una è la nostra, l'altro è il Mulido, che esce una volta ogni due mesi, e poche altre. Ognuna ha un suo ristrettissimo pubblico. Sarebbe auspicabile che l'infinità di fondazioni che sono presenti nella nostra vita sociale e che dovrebbero avere come funzione quella della formazione, si mettessero d'accordo e cominciassero questo lavoro di orientamento. Noi abbiamo proposto questo alla Fondazione Sturzo, alla Fondazione Gramsci, alla Fondazione La Malfa. Speriamo di poter andare avanti nel prossimo anno, perché, ripeto, la vicenda politica, economica e sociale di questi ultimi due anni impongono comunque di ricominciare a fare sul serio e non perdere tempo con la propaganda. Effettivamente il linguaggio della politica così gridato, così cucito sugli slogan, secondo me ha una funzione disorientante che va contro quello che invece... Bisogna anche, cioè adesso con la formazione del governo Draghi, c'è stata un'altra barzelletta che è venuta fuori. Quella se è un governo tecnico o un governo politico. Nessuno che si renda conto che questo è il governo più politico che c'è, perché ha tra i suoi compiti impliciti quello di ricostruire un sistema politico, mettendo insieme una nuova classe dirigente. Io mi auguro che questo accada, ma se dobbiamo aspettarcelo solo dal governo, non credo che le cose vadano così bene. Però, ripeto, l'unica cosa di cui sono convinto è dell'urgenza di trovare soluzioni a questi problemi. Come farlo? Io faccio il mio nel mio piccolo, altri fanno il loro, e speriamo che questa semina qualcosa comporti. Ognuno ha il proprio cucchiaino per vuotare il mare, però vorrei dare la parola anche ad altri. Avete domande, riflessioni, proposte? Sì, Federico. Fare una domanda. Sì, Federico, buongiorno, prego. Ma, mi scusi una domanda, è che mi è interessato, incuriosito più che altro, una cosa che hai detto prima. Mi domandavo all'epoca, quando si discusse appunto su democrazia o meno,
Quali furono le perplessità che vennero addotte, si ricorda? Le perplessità di chi? Immagino di chi aveva qualche perplessità su scegliere la democrazia come modo di governo. All'epoca, qual epoca, Federico? Perché Covatta ha fatto uno scenario abbastanza ampio. Ascoltando, mi è apparso che appunto ci fosse stato un momento in cui raccontava che ci fu questo dibattito. All'interno della Chiesa Cattolica. Sì, forse. Perché la democrazia ha lo svantaggio di mettere ai voti anche quelle che sono le verità di fede. Sono due sistemi ermeneutici opposti, quello della confessione religiosa e quello del dibattito politico, dibattito nella società civile. Quindi, appena ragazzo, però ricordo benissimo che quando nel mondo cattolico si andavano a cercare dei precedenti che garantissero della fedeltà dei cattolici alla democrazia, non potendosi riferire a Don Romolo Murri che era stato scomunicato, ci si riferiva a un radiomessaggio di Pio XII di non so quale Natale del tempo di guerra in cui c'era qualche concessione, ma Valerio Onida aveva sicuramente ragione quando osservava che il primo riconoscimento formale della preferibilità della democrazia rispetto ad altri regimi sta nella Pacem in Terris, cioè nel 63. Poi, se vogliamo andare indietro nel tempo, possiamo arrivare fino ad Atene, perché anche allora l'idea che fosse solo la logica dei numeri a stabilire qual era la verità, non lasciava tutti tranquilli, diciamo. Diciamo che Socrate contesta esattamente questa idea. Non ho capito? Sì. Socrate contesta questa idea. E questo è uno dei motivi per cui viene condannato. Sì. Uno dei tanti. Però mette in discussione quel sistema politico e dice: non è vero che tutti possono fare politica, che tutti possono incidere sulla cosa pubblica, perché bisogna essere educati alla cosa pubblica. Benissimo. Se ne avete voglia, nel numero di febbraio di Mondo Operaio c'è un saggio di una docente siciliana che si chiama Patrizia Torricelli che ripercorre tutta questa vicenda da Socrate appunto ai giorni nostri. Quindi, lo leggeremo con piacere. E ce n'è anche per Rousseau con un altro saggio. E per quanti abusano del suo nome adesso. Perché l'altra cosa che si è persa, io credo poco, Anita, alla perversione dei social, non è quello, è che in questi 20-30 anni si è persa la consapevolezza storica di alcuni principi, di alcuni criteri, di alcune cose che diamo per scontate. Scontate non sono, neanche la democrazia d'altronde. La vicenda recente del passaggio di consegne
fra il presidente uscente e quello vincente degli Stati Uniti sta a dimostrare che problemi ce n'è per tutti. Sì, dedicheremo alcune lezioni all'analisi di questo passaggio inquietante. Daniele Biancardi aveva alzato la mano, se ho visto bene. Così, Daniele? E devi aprire il microfono, però. Mentre Daniele cerca di aprire il microfono, nemmeno io credo nella perversione né dei social né di qualsiasi tipo di tecnologia, assolutamente. Non credo in questo, io credo solamente che soprattutto i nostri ragazzi, insomma noi tutti, ci lasciamo agire da questi che sono ambienti di formazione nei quali cerchiamo di costruire degli stili di comunicazione, di socializzazione senza essere pienamente consapevoli. Io dico che a contatto con le tecnologie, dal canto aedico alla stampa, alla scrittura, per arrivare alla televisione e alla tecnologia digitale, lì nascono degli stili di pensiero nuovi e di quali dobbiamo essere consapevoli per non subirli. Questo è quello che dico, ma non credo nemmeno io nella perversione di nessun tipo di tecnologia, assolutamente. Però Daniele è fuggito. Il mezzo non è il messaggio. No, però lo condiziona. No, ah, ecco Daniele, forza, ecco. Avevi alzato la mano. Si era imballato tutto, no? Tanto saluto a Luigi Covatta e lo ringrazio per questa analisi storica che ha fatto. Volevo però brevemente dire questo, cioè, primo, non credo che il governo attuale riuscirà a risolvere il problema dei partiti e della classe politica. Secondo, anche rispetto all'analisi che ha fatto lui, i giornali non riescono più a interpretare la situazione. Le riviste politiche sono ridotte al lumicino. La televisione è una televisione che non dà nessun genere di indicazioni, tra l'altro insomma, forse è meglio non guardarla che altro. Tra l'altro i giovani fino a una certa età la televisione non sanno più neanche cosa sia, cioè il collegamento si può fare direttamente senza guardare la televisione per essere informati. Ecco, quello che dico io, quello che chiedo, mi domando ovviamente, non ho risposte, cioè, però bisogna cominciare a interrogarci come fare, che canali utilizzare, che strumenti utilizzare per tentare di ricostruire una classe dirigente a livello politico, perché ormai qui siamo, come diceva Covatta, alla degenerazione totale, per cui in un qualche modo bisognerà pensare e capire come fare, perché per adesso sembra che non ci sia assolutamente nessun tipo di soluzione. Ma io penso, da un lato, che una volta tanto il digitale è utile, d'altronde lo stiamo usando e lo stiamo usando spesso. Io da un po' di tempo a questa parte ho imparato come funziona questa roba e vedo che funziona abbastanza, c'è un feedback significativo. Faccio un esempio, ho scoperto da poco che c'è un sito che si chiama Stroncature e che è gestito da un allievo di Luciano Pellicane che si dedica appunto a questo e che praticamente quotidianamente sforna commenti di altissimo livello sull'attualità politica interna e internazionale. E se c'è quello ce ne saranno altri e forse quello può essere un primo punto di riferimento.
E poi non nascondo di avere fiducia nella Next Generation. Quando grazie alla Next Generation stiamo portando a casa 203 miliardi, 209, quanti ne sono, e prima o poi questa Next Generation che quei miliardi dovrà restituire comincerà a farsi sentire. Adesso noi stiamo guardando ai giovani un po' come facevano Bertoni e Alfassio Grimaldi nel 66. Allora erano moglie, macchine e mestiere, adesso sono movida e discoteca. Ma i giovani non sono mica quella roba lì. E prima o poi, quando magari si renderanno conto che il problema della scuola, il problema principale della scuola non è la dialettica fra didattica a distanza e didattica in presenza, ma è quale didattica, e comincerà un confronto che sarà più significativo di quello che si svolge sulla piattaforma Rousseau per stabilire se la senatrice Lezzi deve stare ancora nel Movimento 5 Stelle o no. E questa è la fiducia che io ho e sto vedendo che piano piano queste manifestazioni che si svolgono attorno alla scuola, che apparentemente riguardano solo l'apertura o la non apertura degli edifici scolastici, potranno, e poi ci sono anche i rimbalzi dei drammi sociali. Noi adesso ci stiamo riempiendo tutti la bocca di transizione ecologica. E della transizione ecologica fa parte anche, per esempio, l'introduzione dell'automobile elettrica. Però nessuno ha ancora calcolato che per fare un'automobile elettrica basta un terzo della forza lavoro che serve invece per fare l'automobile normale. E prima o poi il problema di quello che dovranno fare questi 2/3 di esuberi che la transizione ecologica determinerà, qualche movimento lo stimolerà. L'unica cosa sicura è che non siamo alla gran bonaccia delle Antille. Qui si muove tutto e dove si muove tutto, prima o poi nasce anche un movimento. Giampiero Magnani ha alzato la mano. Ciao Giampiero. Sì, ciao, grazie, grazie a tutti. Saluto Luigi, mi fa piacere risentirlo, rivederlo e complimenti per questa bellissima iniziativa. Io volevo ricordare che la rivista Mondo Operaio, chi fosse interessato, a parte ovviamente essere disponibile per l'abbonamento e acquistabile anche online con pochissimo, un PDF, un numero di un PDF di Mondo Operaio costa 5 euro, quindi veramente molto poco. E le ultime annate dell'edizione cartacea della rivista, quindi questa, la trovate alla Biblioteca Bassani di Ferrara. Ci sono gli ultimi anni e continua tuttora ad arrivare perché mi sono all'epoca mosso io, diciamo, per fare in modo che la rivista arrivasse dove prima del Covid c'era una bellissima sala, una sorta di emeroteca, dove le persone potevano andare a leggere, oltre a Mondo Operaio, c'è cioè Internazionale e altre
e altre riviste, ma non tantissime. E dove c'era questa possibilità, che ovviamente adesso non c'è più, ma speriamo che si possa riattivare quanto prima, lì potrete trovare, guardare, sfogliare tutti i numeri precedenti di questi ultimi anni. Mondo Operaio effettivamente è una delle pochissime riviste di cultura politica rimaste e ha uno spessore, Luigi prima citava il Mulino, e tra l'altro molti collaboratori di Mondo Operaio sono anche del Mulino, quindi ci sono anche delle interrelazioni di questo genere. E io ho notato che in Italia ci sono invece diverse riviste online, a parte qualche caso che viene anche prodotto in cartaceo. Qui ne ho una che è politica.eu, che gravitano intorno alle università e ai dipartimenti universitari. Io mi sono sempre chiesto, queste riviste, quale funzione e eventualmente potenzialità potrebbero avere, nel senso che la mia sensazione è che molte di queste pubblicazioni siano fatte più per scriverci che per essere lette. E ho questo tremendo dubbio, cioè che in realtà il materiale ci sia, ma che manchi completamente quello che abbiamo visto anche nei decenni della Prima Repubblica, in cui per esempio una rivista pubblicava, come fa adesso Luigi con i webinar su Rifare l'Italia, tutta una serie di interventi che sono in realtà interventi di dibattiti e di discussioni fra le persone. Io lo dico perché, per esempio, io ho vissuto un'esperienza, è dal 1985 che ho pubblicato su Mondo Operaio alcuni articoli, eccetera. E ce n'è uno in particolare che Luigi mi ha pubblicato molto gentilmente nel 2019, partendo da una recensione di un libro di Paolo Pombeni sulla buona politica, dove sostenevo alcune tesi un po' particolari. Ho cercato invano fra persone che conosco direttamente del mondo accademico e non solo del mondo accademico, non sto parlando di collaboratori di Mondo Operaio, ma proprio di conoscenze mie personali nell'ambito anche dell'Accademia, di Ferrara, eccetera, di ottenere delle sorte di esame critico delle tesi che io avevo scritto. E non sono mai riuscito ad avere dei feedback. Cioè io ho la sensazione che ci sia molto interesse e molta attenzione a scrivere piuttosto che a leggere e a confrontarsi con le altre persone. E questo sia un grosso limite del nostro periodo, dove purtroppo le occasioni non mancano, ma non c'è questo, come posso dire, think tank, come lo vogliamo chiamare, che si riduce solo ai mass media, sostanzialmente a cose che hanno un fattore mediamente mediatico, ma non hanno nessun effetto a livello di produzione delle idee che si producono nel momento in cui tu ti confronti con le altre persone su quello che dici, sulle sue tue tesi e sulle tesi altrui e si arriva a dei punti di incontro. Questo secondo me manca completamente. Non so l'opinione di altri. Hai perfettamente ragione. Ti dirò di più, qualche volta ho l'impressione, avevo, adesso un po' meno, che neanche i collaboratori della stessa rivista leggano i contributi degli altri collaboratori. Adesso un po' meno, però. Questo è l'effetto della desertificazione della cultura politica che è stata fatta quando si è stabilito che la fine dell'ideologia marxista era la fine delle ideologie. Questo è un errore. Perché io ho fiducia nell'effetto di questo governo? Perché oggettivamente svolgerà la pars destruens del teatrino che è diventata la politica italiana negli ultimi 10 anni. E che poi ci sia una pars construens non dipende sicuramente da Draghi, dipende da noi con
le poche forze che abbiamo, ma con la possibilità di confrontarci con quello che inevitabilmente nascerà nella società civile come effetto degli effetti collaterali della pandemia. Questo penso io. Poi a nessuno piace dire che sta facendo un lavoro inutile e quindi io non lo dirò. Mi consola quell'idea di esprit che ho ricordato prima. Ecco, io fra 70 anni non credo di esserci, però si può mai dire, e se magari un po' prima di 70 anni un collaboratore di Mondo Operaio viene eletto Presidente della Repubblica, la cosa mi farebbe piacere. È inutile che pensi a quelli a cui pensano tutti, non sono in gara quelli lì adesso. Che facciamo, Anita? Chiudiamo? Sì, due parole di chiusura, proprio due parole. Sulla fiducia. Bisogna avere, naturalmente, bisogna essere fiduciosi perché altrimenti non saremmo nemmeno qui, no? Quindi l'ottimismo della speranza. Certamente il digitale è una grande risorsa, una grande opportunità ed è utile, ma non è sufficiente. Non è sufficiente capire come funziona, dobbiamo capire che cos'è, perché condiziona il nostro pensiero. Dobbiamo capire come funziona il nostro pensiero a contatto con il digitale, perché nel frattempo il nostro pensiero è già cambiato. Sono cambiati gli stili cognitivi e i processi di apprendimento. Di conseguenza, deve cambiare anche la scuola, cioè devono cambiare quei processi di presunta ottimizzazione dell'apprendimento che la scuola dovrebbe mettere in atto. Ma finché noi ci concentriamo su come funziona e non su che cosa è, questo non avverrà mai. Quindi è vero quello che dici tu, giustamente. Il problema non è se tenere la scuola chiusa o non è la didattica a distanza. Il problema è che la didattica a distanza è stata sinora concepita con buona pace dei miei colleghi sperimentalisti che hanno investito le loro carriere sulla didattica a distanza, è stata concepita in modo strumentale. Non si capisce qual è il pensiero che c'è dietro. E a proposito dell'ideologia. Qualsiasi tecnologia veicola un'ideologia. Gli artefatti tecnologici sono frutto di progetti che sono anche ideologici, che sono economici, che sono scientifici, che sono anche accademici. Non è neutrale la tecnologia e non c'è nulla di neutrale. E per quanto riguarda poi ovviamente l'ideologia, beh. Penso che abbiamo tante testimonianze che ci sono tante forme di ideologia, compresa quella che si annuncia in modo neutro, come fosse appunto una ontologia, cioè come se fosse strutturale della realtà. Quindi io volevo dire questo, io ci tengo molto a questo dibattito sulla tecnologia, è uno dei miei ambiti di ricerca nel laboratorio di epistemologia della formazione che dirigo ormai da alcuni anni. E quindi credo che sia una cosa molto importante questa. Poi per quanto riguarda la fiducia, la speranza, beh, dobbiamo averla, altrimenti come utilizziamo il nostro tempo se non cercando di costruire qualcosa di bello? E come dicevi tu, giustamente, col nostro piccolo cucchiaio, senza farci troppe illusioni, senza avere troppe pretese, però sì, mettendocela tutta. Quello sì. Ecco, cari amici. Se ci sono altri interventi, domande, proteste, riflessioni? Io, professoressa, vorrei esitare a fare un altro piccolo intervento. Prego, Giacomo. Allora, io volevo entrare nell'intervento che ha fatto
egregiamente Luigi Covatta sui mass media. Ecco, e volevo fare una piccola riflessione su Pierre Bourdieu, perché mi ha fatto pensare a come effettivamente dobbiamo fare molta attenzione all'influenza che hanno i mass media su di noi, nel quanto alcuni giornalisti, alcuni anche sondaggisti, cedono facilmente, e io mi trovo concorde con questa definizione, alla logica del consumismo, no? Sì, commercializzandosi, e questo perdono l'autenticità, la scientificità del proprio campo di appartenenza. Quindi, in un certo senso, ci portano anche verso un populismo generalizzato. E quindi, in questo contesto, credo che dobbiamo essere ancora più in grado di distinguere ciò che è manipolazione da ciò che invece è giusta informazione. Perché inoltre questa tecnocrazia diffusa ha cambiato la socializzazione, la comunicazione. E mi chiedo una domanda che vorrei riferire alla professoressa Anita Gramigna, se, visto che la conoscenza è sempre trasformazione, perché conoscere rende un individuo più complesso, più profondo, più sensibile, però mi chiedo, la conoscenza veloce di internet, che è diversa dalla conoscenza che invece ha un processo lento, lungo, che io credo che non permetta l'interiorizzazione, perché credo che se sia veloce non possa essere interiorizzata. E quindi questa permette la trasformazione, ovvero la conoscenza veloce di internet. Giada, internet ci pone a disposizione miliardi di informazioni. Noi dobbiamo avere la capacità di elaborare queste informazioni. E qui il segreto è tutto lì. Non dobbiamo cadere nell'illusione che basta fare un clic per conoscere una cosa. E la capacità di elaborazione delle informazioni, naturalmente, è un ambito strategico, metodologico della formazione e ha bisogno di tempi lenti. E in questo, naturalmente, questo è il compito della scuola, della formazione e anche dell'università. Per questo io mi arrabbio quando qualcuno di voi mi dice: ah, professoressa, perché devo leggere un libro se su internet in poco tempo trovo molto più informazioni? Perché non è un problema di quantità, è un problema di elaborazione. Però questo è un discorso lunghissimo, che forse esce così, dai confini di questa bellissima giornata. E grazie comunque Giada, sempre molto attenta e puntuale. Luigi? Io ringrazio te e i tuoi allievi che hanno avuto la pazienza di ascoltarci fino adesso e mi aspetto anche da voi contributi per la mia rivista, perché presente uno dei collaboratori più assidui che è Magnani, ma avere dei collaboratori ferraresi mi farebbe veramente piacere. Grazie. Grazie Luigi, spero che questo invito sarà accolto. Grazie a tutti voi, grazie Giampiero, grazie Daniele, a tutti quelli che sono rimasti con noi fino a quasi le 6. E noi ci vediamo fra una settimana, ragazzi. E comunque siamo, ogni volta che vorrai venire a parlare con noi, Luigi, per noi sarà una gioia e anche un onore. Anche per me, spero in presenza prima o poi. Certamente, certo. Allora, ciao a tutti. Arrivederci, buona serata. Ciao. Grazie mille, arrivederci. Ciao. Grazie, Arrivederci. Arrivederci, professoressa. Arrivederci, Angela. Bene. È scappato Daniele, volevo parlare, volevo chiedergli delle cose. Vabbè, pazienza. Scappano tutti. Ciao. Ciao, Ciao grazie. Giampiero, sono stata molto Ciao. Grazie contenta di conoscerti. a te, è stato molto interessante, davvero, notevole. Allora, teniamoci in contatto e Va magari bene. cerchiamo di organizzare qualche cosa insieme. Va bene, Bene, Giampiero? volentieri. Ciao, ciao. Grazie, ciao. Ciao, ciao.
Allora, certo. Grazie.